Mi ha chiamato veramente Vittorio Sgarbi e poi mi ha passato Silvio Berlusconi. Mi ha passato una persona che lui mi ha annunciato come qualcuno che io non mi sarei mai aspettata di sentire. Ha detto qualcosa tipo sono il signore del Bunga Bunga, così l'ha detto ridendo. Sì, è stata una battuta che mi ha fatto un po' sorridere, ecco. Lei potrebbe votare Silvio Berlusconi? Non credo, però non è l'unica figura improponibile, questa è la cosa triste, cioè dover essere costretti a votare il meno peggio. Almeno 50 chiamate fatte, Vittorio Sgarbi fa da centralinista e poi passa a sorpresa il telefono all'ex cavaliere. L'operazione scoiattolo è in corso e il gruppo misto con i suoi 113 parlamentari tra Senato e Camera, un bottino che fa gola a molti. Un partito per i numeri, ma senza leader, dove all'interno c'è di tutto. Ha detto semplicemente che stava facendo il partito del Bunga Bunga insieme a Vittorio Sgarbi e che mi voleva con lui, quindi insomma è stata una cosa spiritosa. Lo voterà per il Quirinale? Ma no, assolutamente. Cioè, allora, non c'è stato scambio sul Quirinale, quindi a parte un'operazione di simpatia non c'è stato uno scambio. Poi onestamente è lunare pensare che io possa votare Berlusconi, quindi non avrei neanche potuto farlo quella promessa. Un po' di stupore perché obiettivamente non l'avevo neanche riconosciuto, pensando che fosse un mio collega Emilio Carelli. Nei primi minuti è stato un po' così un dialogo incerto, devo dire una telefonata gradevole, molto simpatica. Berlusconi non può essere messo alla porta. Si è offeso che Silvio Berlusconi non l'ha contattata? Ce ne sono 90, diamogli il tempo di chiamare tutti. Non ho preclusione nei confronti di nessuno. Ha contattato i suoi colleghi dicendo ciao, sono il capo del partito del Bunga Bunga. Avrebbe sorriso? Noi non possiamo andare a sindacare cosa accade nella stanza da letto di un parlamentare, perché altrimenti ne verrebbero fuori delle pelle su tutti, insomma. Silvio Berlusconi l'ha contattata. Quello non lo dirò mai. Quindi se c'è stato non me lo dirà. No, noi non abbiamo nessun pregiudizio contro Silvio Berlusconi, cioè valuteremo il poco che rappresenta il MAIE, vuole un politico al Quirinale. Un rapporto diretto è sicuramente qualcosa che scioglie il ghiaccio. Ci sono stati contatti con Italia Viva, sì. Con quelli del Movimento 5 Stelle? Con 3 o 4 interni, sì, importanti. Figure di un certo rilievo, anche loro sono sommato. Ma non erano dispiaciuti della chiamata? No, erano compiaciutissimi della chiamata. Ci sono 150 5 Stelle sicuri di non essere eletti. Ma non è voto di scambio? No, non è un voto di scambio. Voti Berlusconi e magari ti avrà. No, perché lui non è che ha quel potere. Poi non è che l'ha proposto lui, dico. Io però, se fossi uno che non ha più casa e nessun destino, valuterei questa opportunità. In questo momento lui ha guadagnato, secondo me, la possibilità di dire un nome. È interessante questo fatto, perché invece di farlo dire a Salvini o Meloni, può dire io mi ritiro. Però il nome che ho in mente per noi è questo. Ritorna alla